fiorentino e l'amore per gli animali è fondamentale. Signori, Macacia! Buona, 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 buona! Buona noche a todos, pubblico del Made in Italy! Olé! Esta noche, per festeggiare Cupido, vi parlerò di amori animali. Oh. Sì, e quindi, benvenida! Marcella Alcazar del Canile Spagna e della Schierda. Bravo, oh, bravo, però bravo. Stasera, visto che è San Valentino, mi puoi chiamare anche tu Macacia. Ma veramente, no. Che bello! Chiocchio! Non ci ha creduto, veramente! Ci ha creduto, è arrivato fino in Spagna. È veramente tonto, tonto, eh? Sì, è tonto. Tu invece sei molto intelligente. Grazie. Si vede proprio che ispiri intelligenza da tutti, dappertutto, da tutti, sei intelligente. Grazie. Tu. E tu? Grazie. E tu, vieni. No, amore, dammi la mano, dai, dammi la mano. No, 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 l'ultima volta lei con questi guanti ha fatto partorire una mucca. Sì, non ti preoccupi, stasera non c'è nessun parto di mucca, va bene? Sta bene. Stasera il problema è il verme solitario del cagnetto che aveva dietro le quinte. Ma che schifo! Proteine! Sono proteine! Sono le proteinas! Ma che proteinas? Las proteinas! Gigetto, San Valentino mañana, eh? Lo so. Festeggia tutta la notte tu? Sì, insomma. Fiesta, 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 tutta la notte tu? Sì. E tu? Dai. Allora... Ma perché? Guardi, no, non mi fa... No, adesso, scherzi a parte, Ross è innamoratissimo e aspetta anche il secondo bambino, oh, tra l'altro, quindi... Lorenzo! Ciao, Lori! Ciao Matti a papà. Congratulazioni. Ciao, i complimenti alla mamma, che è lei Chiara, che aspetta il bambino. Di lui non abbiamo garanzia. No, è la natura, Rosito. È vero. Prendiamo per esempio le lontre. Sai cosa fanno le lontre? Sì. Fanno l'amore per una settimana, poi gustai, eh? Wow. Poi cosa fanno? Si fanno, come dire, ingravidare, sì, e poco prima di partorire, adios. Mamma, no. Hai capito la lontra? Sì. Ti piace l'ontra? O preferisci Parigi? Oh, cioè, ma caccia! No, fermi, fermi, no, mi sono arrabbiato stavolta. Si sta grattando? No, no, mi sono arrabbiato, perché lei mi sottovaluta. Io sono pur sempre un grande amatore. Ha fatto la battuta con lui, jode! Ma perché ridete? È la battuta migliore della serata, ostia! Eh? Ostia! Ostia, bene, però lei... Battutone stasera, seratona! Vieni, Gigetto, che ti esplico. Andiamo, ragazzi. No, sì, sì, stai lì, perché guarda, sono uscita senza spiccioli, non ho niente da dare. Allora... Sì. Allora, vedi, mio amor, in natura la monogamia non è tan importante. Sì. Certo, è utile per la riproduzione. Certo. Per esempio, prendiamo le api. Le api. Hanno tutte il loro ruolo, no? Sì. Hai la peregina, le api operaie, e poi ci sono i maschi che sono i fuchi. Mm. Bien, il fuco ha solo un ruolo, quello adatto alla riproduzione. Ah. Per il resto, non ha alcuna altra utilità alla colonia. Ecco. Me ricorda qualcuno? Allora, fermi! È inutile che guarda me. E infatti guardo lui, che mi gusta moltissimo! Ah. Tanto mi gusta questo chico! È muy guapo! Sì, muy insomma, guapo! Insomma, grazie mille. Dobbiamo imparare dal mondo animale. Sì. Sapete che in natura ci sono delle razze in cui sono le femmine che decidono quando è il momento giusto per accoppiarsi. Ah. Nei cagnetti, per esempio. Sì, cagnetti? Sono loro che decidono e dicono adesso sì, adesso no. Adesso sì, adesso no. Adesso sì, adesso no. Claro! Cosa succede? Quando la femmina decide, cambia tutti gli odori. Ah. E quindi vedi questi maschietti dei cagnolini. Ah, ecco perché. Che vanno così. Fate i maschietti. Ecco, finché non trovano quella giusta. Ah, la faccia che hai trovato quella giusta. Tu la trovi sempre quella giusta, eh? Grazie. E tu? Dai, por favor. Bien, vamos adelante. Dai, però pure tu, Ross. Dai. No, Gigi, questa era proprio bella sta faccia. Vieni, Gigi. Macacia. No, guarda, è passato il tuo amico prima, ho comprato da lui tutti i fiori, mi ha riempito. Sì, allora, ci sono degli animali in natura che si innamorano e restano fedeli tutta la vita. Ah. Sei fedele tu? Sì. Sempre? Sempre. Anche domani? In che senso? Non so. Macacia? No, per dire, domani... Ah, sono... sì, anche sì? Domani. Questo mi dispiace. Vieni. Allora, quali sono questi animaletti? I pappagallini, sì? I delfini, i gibboni, per esempio. Ma gibbone perché lo dice a me? Oh, si offende adesso. Si chiama gibbone. Hai la coda di paglia, eh? Ma allora dico, se ha la coda di paglia, come ha fatto a riprodursi? Ah! Dai! Mio amor, buona festa degli innamorati. Sei la Macacia. E tu? Allora, senta, domani è San Valentino, mi può almeno salutare in un modo diverso? Per hai ragione, mio amor, perché anche tu oramai sei un pezzettino della mia vita. Ah. Un pezzettino di merda, però della mia vita. Hasta luego! Ma che ridi? Macacia e Laura Magni! Elisabetta!